Poche ore ci dividono dalla riunione di maggioranza a cui a Landella il sindaco dimissionario non si è presentato. Adesso una conferenza qui alla sede, al Comitato dei 5 Stelle in via Crispi, per dire cosa? Noi siamo qui oggi per questa conferenza proprio per dichiararci. Noi siamo lontanissimi da questa amministrazione, dove noi cerchiamo la trasparenza, l'onestà, la legalità. È quello che è mancato a questa amministrazione. Io chiedo veramente al sindaco Franco Landella di non ritirare le dimissioni e andare tutti a casa. Bisogna avere un coraggio. Il coraggio, questo ci serve per i cittadini, deve incoraggiare la città. È un segno da parte sua positivo, lo deve fare. E noi dall'altra parte siamo pronti a lasciare anche noi questa amministrazione e pensare al futuro. Diversi tentativi da parte della minoranza sono falliti. A proposito di raccogliere delle firme e quindi far sciogliere anticipatamente il Consiglio, lei come la vede? Lei ha partecipato anche a questa iniziativa? Io ho partecipato a tutte e tre. Per tre volte siamo andati dal notaio, però purtroppo non si è raggiunto il famoso numero dei 17. L'ultima volta si aspettavano 5 della maggioranza, ma il sindaco è riuscito nella stessa giornata a portare a sé qualche consigliere di maggioranza. Adesso che si fa? Adesso aspettiamo i 20 giorni. Sento parlare dei Fratelli d'Italia, pensiamo al futuro, UDC, Forza Italia, Lega, ma non è che il futuro possa essere dopodomani, dove ci sarà il primo consiglio domani e il successivo dopodomani, per avere il numero e andare avanti? Questo non deve succedere. Io sono contro, sono pronto alle dimissioni di tutta la minoranza. Quanto pesa oggi essere un consigliere comunale con una commissione antimafia che lavora sullo stesso comune? Ecco, ha detto bene, oggi pesa tantissimo fare il consigliere comunale. Siamo lontani anni luce vedere quello che sta succedendo in questa amministrazione. Però facciamo parte di questa amministrazione, a me questo fa male, io non lo accetto, preferisco andare a casa e dormire, come si suol dire, tranquilli. Ecco, lei proprio sulle colonne del nostro quotidiano, il quotidiano d'attacco, ha usato un termine, o meglio una frase molto pesante anche per certi punti di vista. Sì, io ricordo bene quello che ho detto, sono un consigliere comunale e sono diventato uno strumento dei consiglieri. Perché io faccio il mio lavoro, lo voglio fare onestamente, con tranquillità, ma alle spalle ci sono persone che non pensano al bene della città, pensano a fare altro. A poche ore della riunione di maggioranza a Palazzo Città, qui a Foggia, una conferenza stampa indetta dal Movimento 5 Stelle per dire cosa? Per dire che siamo stanchi di queste manfrine, siamo stanchi di questo modo di portare avanti l'amministrazione cittadina, dobbiamo mettere un punto fermo e andare avanti. Il Movimento 5 Stelle da oggi si mette in gioco un'altra volta, come si è sempre messo in gioco, comincerà una battaglia fatta di proposte concrete, di una proposta, e cominciamo anche a ricostruire quella che è l'alternativa che serve per Foggia, per ricostruirla, per riportarla un po' su e far dimenticare tutto quello che di negativo è venuto fuori in questi ultimi mesi. Ecco, di che proposte si tratta e soprattutto cosa cambierà poi da domani? Beh, noi dal punto di vista dell'azione all'interno del Consiglio abbiamo deciso di astenerci completamente, quindi non parteciperemo alle commissioni, in linea di massima non parteciperemo nemmeno ai consigli comunali, ma manterremo comunque un profilo e un'attività politica fatta di interrogazioni, di mozioni, di proposte concrete per la città, e chiediamo anche a tutta la città, a quella città pulita, a quella città che vuole un cambiamento, chiediamo di darci una mano, chiediamo di esporsi a venire insieme a noi e costituire quello che deve essere un fronte di recupero per questa situazione. Landella ritirerà le dimissioni? Presumibilmente sì, noi siamo abituati a questi salti in banchi, diciamo, che della politica, siamo abituati quindi alle giravolte, abbiamo visto appunto quante volte è stato detto ci dimettiamo, ma poi non ci dimettiamo, quindi diciamo che purtroppo è un triste spettacolo al quale
veniamo sottoposti ogni volta. Non ci arrendiamo, noi pensiamo che Foggia abbia bisogno e meriti qualcosa di più, qualcosa di meglio. Ecco perché continueremo a impegnarci, continueremo a fare attivismo sul territorio. Stiamo portando avanti tutta una serie anche di interlocuzioni con quella che, ripeto, secondo noi è la Foggia migliore che esiste, ma che evidentemente è disgustata da questo comportamento e quindi si è un pochino ritirata in se stessa.